Restello Group nasce nel 2001 fornendo dei servizi a supporto delle piccole e medie imprese che investivano in progetti di innovazione tecnologica. Dopodiché l'azienda si è evoluta ampliando la gamma dei servizi sempre nell'ambito delle agevolazioni finanziarie, per poi specializzarsi negli ultimi 3-4 anni nell'ambito della sostenibilità ambientale, che attualmente rappresenta il nostro core business. I nostri servizi sono rivolti essenzialmente alle piccole e medie imprese che investono anche nella sostenibilità ambientale, quindi teniamo presente che qualsiasi tipo di investimento, sulla base di quello che abbiamo appena detto, contiene in sé, una riduzione dell'impatto ambientale, quindi un impatto sull'ambiente positivo rispetto alla versione precedente dello stesso investimento o comunque più generalmente rispetto anche a una situazione preesistente che non prevedeva un particolare tipo di applicazione. Il servizio principale che noi proponiamo è un servizio di defiscalizzazione, cioè noi permettiamo alle imprese che abbiano fatto investimenti ambientali di ottenere dei risparmi di imposta. Il meccanismo è molto semplice, si individua qual è il valore, la quota parte, diciamo, dell'investimento che possiamo contraddistinguere come investimento ambientale, e questo valore l'azienda lo può portare in deduzione sul suo imponibile, cioè gli serve per abbattere il suo reddito imponibile, con tutta una conseguenza immediata che è il risparmio d'imposta che lei avrebbe dovuto pagare su quel valore. Il nostro modo di operare è diviso in tre fasi sostanzialmente e comprende una prima fase che noi chiamiamo fattibilità, per cui abbiamo degli analisti che sono anche dei commerciali, ma commerciali siamo un po' evoluti perché dal cliente fanno una prima mappatura, un primo screening di quelli che sono gli investimenti fatti dall'impresa negli ultimi 2 anni, e sulla base di questo screening noi riusciamo a individuare quali agevolazioni e in che misura possono essere applicate agli investimenti fatti. Qualora il cliente decidesse di approfittare dell'agevolazione, si passa alla fase seconda, che è quella di produzione chiamata, no? In cui si elaborano tutti quei documentazioni varie che servono per mettere in condizioni il nostro cliente di poter usufruire dell'agevolazione. Passiamo poi alla fase 3, che è quella invece di accompagnamento del cliente fino alla completa fruizione dell'agevolazione finanziaria o della tassazione fiscale, che dir si voglia. E questa fase è molto importante perché nel campo, diciamo così, fiscale, ma in genere nel settore delle agevolazioni finanziarie, finché non si chiude il giro, cioè finché non si arriva a fare l'ultimo passo previsto dal processo, non si ottiene l'agevolazione. Il punto di forza della Restello Group è questa capacità di mettere in grado il cliente di fruire, nel nostro caso, di agevolazione finanziaria, ma al tempo stesso anche di venire in contatto, proprio in questa logica di partnership, con realtà che possano poi aiutarlo su altri fronti, anche su fronti, diciamo così, pratici, no? Per cui diciamo il cliente è messo in grado poi dopo di poter scegliere e di poter continuare i suoi investimenti nella sostenibilità. Questo è un punto di forza. L'altro punto di forza sul quale noi puntiamo, no? Quindi, è quello di avere una forte specializzazione delle competenze, e quindi abbiamo anche partner che non sono operativi nel senso che ho detto prima, ma che ci aiutano nella fornitura del servizio. Quindi parlo di importanti studi commercialistici, piuttosto che tributari, piuttosto che di società anche di ingegneria.